diamo uno sguardo ai film più interessanti attualmente in sala, partendo proprio da Captain Marvel, il film che apre la strada ad uno dei film più attesi dell'annata cinematografica, ma proprio degli ultimi anni, ovvero Avengers Endgame, il film che chiude la fase 3 dei Marvel Studios. Captain Marvel è il primo film standalone dedicato ad una supereroina dell'universo Marvel. Prosegue il discorso filosofico, il discorso che i Marvel Studios stanno intessendo sui generi cinematografici. Dopo la Blaxploitation, dopo la Heist Comedy, arriva Captain Marvel, che sfrutta la sci-fi classica e mette anche un pizzico di fantascienza italiana anni 50, con influssi addirittura da Mario Bava, un film consigliatissimo per tutti, non soltanto per il fandom della Marvel, un film che soprattutto riesce a mettere a fuoco molto meglio di come certe volte accade nei fumetti la propria protagonista, ovvero Carol Danvers, Captain Marvel. Ricordiamo che è uscito proprio in questi giorni in edicola il numero uno del fascicolo seriale della Panini Comics dedicato proprio a Captain Marvel. Benvenuto, piccolo Dumbo. Siamo una famiglia qui. Anche più piccoli. In sala anche l'attesissimo Dumbo di Tim Burton, il film che ovviamente riprende il famoso cartone animato della Walt Disney, uno dei capisaldi, uno dei classici assoluti di Walt Disney, declinato secondo le particolari e personalissime ossessioni di Tim Burton. Tim Burton è un regista che ha creato una vera e propria fama con i suoi personaggi Dropout, con i suoi Freaks, con i suoi Emarginati, film classici, veri e propri capolavori, a partire da Edward Mani di Forbice, ma anche Ed Wood, Big Fish, Sleepy Hollow, La fabbrica del cioccolato di Willy Wonka. Dumbo possiamo dire velocemente che è un Tim Burton senza bollicine. Ci sono tutte le caratteristiche principali di questo cineasta gotico, che però non riesce a mettere a fuoco il personaggio e la sua inventiva. Papà è il re! Sta scherzando, vero? Non sta scherzando. Ehi, mi sa che è l'ora della vodka? Eh sì. Dov'è Jason? Jason! Jason! Dov'è? Credevo che ti fossi perso. Resta con me e sarai al sicuro. In sala anche l'opera seconda di Jordan Peele, il regista che qualche anno fa si è fatto notare con un debutto folgorante, Get Out, Scappa, un film che si può inserire perfettamente in un filone che possiamo chiamare per comodità un horror filosofico, pieno di sottotesti soprattutto politici. Us, Noi continua questo discorso particolarmente sociale, all'inserendo delle metafore che sono forse molto più chiare, molto più alla luce del sole rispetto a quelle di Get Out, Scappa. Prima di tutto, Us è un film che raggiunge il suo scopo, ovvero fa paura, con i suoi doppelganger che riescono anche a dare una spiegazione logica alla loro esistenza, che partono dall'America di Donald Trump per arrivare anche ad indagare sul nostro lato oscuro, su quello che il doppio comporta con tutti i suoi significati.